Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parliamo di Albedo. Ieri è uscito il primo trailer ufficiale del personaggio con anche la rivelazione finale delle sue skill che andremo a vedere appunto tra poco. Vi volevo anche informare che uscirà probabilmente in questa settimana stesso, cioè la prossima settimana, perché quando vedrete questo video parleremo di prossima settimana, uscirà anche il video sulla mia Ningguang. Quindi se vi interessa vedere un po' come ho organizzato la mia Ningguang, come la gioco, troverete il video già probabilmente settimana prossima. Detto questo, vi allego a questo video parte di alcuni secondi del trailer ufficiale che è stato rilasciato del personaggio, che poi successivamente vi linkerò sotto nella descrizione. Per cui godiamoci insieme il trailer, o per meglio dire qualche secondo del trailer del nuovo personaggio di Albedo, e poi successivamente analizzeremo le sue skill qui in questo video. A dopo. Alchemy is a mysterious art that revolves around all living things, and the study of life, in particular, requires painting. Yes, you certainly make wonderful paintings of anything that piques your interest, Mr. Albedo. Arise, lifeless dust of the universe and that within. Thou art reborn. Do you understand now? Prima skill del nostro Albedo, ovvero Solar Isotoma. Solar Isotoma, che è una creazione che per l'appunto possiamo vedere dalla GIF che abbiamo praticamente accanto. Il nostro Albedo crea un fiore che viene posizionato per terra, che infliggerà danni AoE Geo ad intervalli specifici. Inoltre, se un avversario dovesse colpire o comunque passare nelle prossimità di questo fiore, ovvero di questo isotoma, subirà il danno del Transient Blossom, che praticamente infliggerà un danno specifico di tipo geo al single target basandosi sulla difesa di Albedo. Tra l'altro, soltanto un solo isotoma può esistere in un determinato, diciamo in una determinata finestra temporale, quindi non potremo piazzare praticamente dei Solar Isotoma in giro per la mappa, e tra l'altro il Solar Isotoma sarà considerata come una costruzione geo. Questo ovviamente ci fa molto raddrizzare le orecchie, perché chi possiede Zhongli può già comunque avere una combinazione comunque di danni geo AOE presenti all'interno della mappa, in quanto i piloni di Zhongli riescono appunto ad infliggere una risonanza tra tutte le strutture di tipo geo. Quindi questa già è una notizia abbastanza interessante. Inoltre abbiamo anche un secondo effetto sempre del Solar Isotoma, ovvero che nel momento in cui un nostro personaggio riuscirà a salire ovviamente sopra il Lotus, chiamato così, del nostro Solar Isotoma, quindi praticamente al centro del Solar Isotoma, avrà la possibilità di poter creare una piattaforma che ovviamente sfrutta il potere dell'elemento Geo, in questo caso, che ci permetterà comunque di alzare il nostro personaggio fino ad una determinata altezza. Ovviamente, come il Solar Isotoma, una sola piattaforma può esistere nello stesso momento. Quindi effetto aggiuntivo che ci permette anche di, tra virgolette, scappare forse dai nostri avversari, in quanto sollevandoci e magari andando altrove potrebbe essere anche un buon metodo di fuga, oppure utilizzare la piattaforma per effettuare degli attacchi in picchiata, che potrebbe essere anche la strategia più consigliabile per sfruttare comunque il potere magari di Albedo o di altri personaggi in futuro. Quindi altro effetto che si aggiunge al Solar Isotoma, che personalmente parlando potrebbe ispirarmi dal punto di vista esplorativo, ma non mi fa impazzire totalmente dal punto di vista combattivo. Ed infine, attacco burst del nostro Albedo, Tectonic Tide.
dove una energia cristallizzata di elemento geo, che viene spawnata a comando dal nostro personaggio di Albedo, infligge danni geo a Oe di fronte a lui. Inoltre, se un Solar Isotoma è stato creato precedentemente da Albedo, praticamente triggera una sorta di effetto aggiuntivo dove altri 7 Fatal Blossom, che saranno generati appunto in concomitanza con il Solar, cioè in concomitanza nel raggio di azione del nostro Solar Isotoma, faranno praticamente un danno di tipo geo a Oe ai nostri avversari. Ovviamente quando si attiva questo effetto non si attiverà l'effetto secondario del Solar Isotoma, ovvero del Transient Blossom, quindi anche se i nostri avversari dovessero calpestare o comunque colpire accidentalmente il nostro Solar Isotoma, non attiveranno l'effetto secondario del Solar Isotoma che abbiamo analizzato precedentemente, ma al suo posto, come potete vedere anche dall'immagine, si attiveranno praticamente questi fiori che vedete esplodere praticamente all'interno del cerchio presente all'interno del Solar Isotoma, che faranno comunque un bel po' di danni geo ai nostri avversari AOE. Quindi devo ammettere che comunque la Burst, inizialmente guardandola, mi sembrava un po' più scarsa. Adesso, leggendola e analizzandola, devo ammettere, non è affatto male. Una buona Burst che comunque effettua dei danni a AOE e soprattutto effettua danni di tipo geo, che, come abbiamo capito ormai all'interno del gioco, possono essere boostati in tantissime maniere. Quindi sarà interessante vedere come poter concatenare questo personaggio con altri, anche se io personalmente parlando, avendo Zhongli, non credo minimamente di investire risorse su questo personaggio, però fondamentalmente io credo che almeno un personaggio Geo e un personaggio Anemo all'interno di un team possano effettivamente essere dei buoni jolly. Ricordiamoci che Geo e Anemo sono comunque degli elementi che riescono ad avere una sinergia con tutti quanti gli altri elementi, quindi è come avere un jolly all'interno. La cosa che non mi fa impazzire è che Albedo utilizzi la spada. La spada è una di quelle armi che a me non fa impazzire all'interno del gioco, ma non la sottovaluto neanche. Io sono più amante delle spade a due mani, delle lance, anche dei Catalyst, se devo dirla tutta. Neanche gli archi mi fanno impazzire più di tanto, però devo ammettere che hanno anche loro la loro utilità. Però personalmente parlando preferisco di gran lunga le lance, le spade a due mani e i Catalyst, se devo essere onesto. Però se il personaggio si comporta bene, soprattutto all'interno del campo da battaglia, potendo potenziare anche gli altri, penso che ne possa valere la pena. Io personalmente parlando non pullerò Albedo, ma già l'ho detto, anche perché il suo isotoma, che si basa sulla difesa, devo ammettere, non mi fa impazzire più di tanto. Un po' come Noel, però almeno Noel aveva l'attacco che aumentava in base alla difesa. Qui invece abbiamo dei danni che vengono triggerati in base alla difesa. Quindi quei personaggi un po' troppo difensivi, che non hanno la possibilità comunque magari di eccellere in attacco, cosa che assolutamente non escludo, perché per come la penso io tutti quanti riescono ad avere un ruolo importante all'interno del gioco. Però come kit, così visto esternamente, non mi fa dire pull o non mi fa dire piti addirittura. Quindi probabilmente lo skipperò, cercherò comunque di concentrarmi e vedere effettivamente quali saranno anche i 4 stelle che saranno i rate up in questo banner. Detto questo, io non ho nulla da aggiungere, fatemi sapere voi cosa avete intenzione di fare con Albedo, se lo andrete a pullare o se magari lo andrete a skippare. Fatemi sapere qui nei commenti, sono abbastanza curioso di vedere anche come ragionate fondamentalmente sui vostri pull. Detto questo, io vi auguro buona fortuna con i vostri prossimi pull, qualora abbiate intenzione di pullare, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!